Ciao amici, eccoci qua, bentornati! Alex Metticelli e il maestro Mauretto presenti. È sabato, il momento della nostra recensione seguendo il nostro universo. Ciao Mirko! Ciao Alex, benvenuti, benvenuti a tutti i video followers. Carichi a molla questo sabato perché continuiamo con la solidarietà partendo dal Live Aid. Siamo arrivati anche in Italia, lo abbiamo nominato in due video, ma è arrivato il momento di parlare del progetto Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, primo ed unico lavoro di un gruppo di artisti, Liga Giova Pelù. È un peccato anche che questi tre artisti abbiano fatto solo questa canzone, perché il progetto secondo me era molto molto valido. Parliamo di tre colossi che il 17 giugno del 99, alle porte del terzo millennio, pubblicano questa canzone per una causa molto 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 nobile, ovvero per la guerra nella ex Jugoslavia, che all'epoca fece scattare la scintilla a questi tre compositori italiani, che in soli 20 giorni riuscirono a trovarsi e comporre questo brano. L'idea iniziale era quella di fare una cover, ma poi, se non sbaglio, lo stesso Jovanotti disse: sì, ma perché non facciamo un pezzo nuovo di Zecca? È stata dura, perché Jovanotti all'epoca era in giro per promuovere il suo disco, Ligabue era nel suo studio di Correggio che stava incidendo un suo nuovo album e Pelù era in tour. Infatti la canzone venne registrata metà a Firenze per la parte che riguarda Pelù e metà allo Zoo Studio di Correggio di Ligabue, dove Ligabue e Jovanotti registrarono le loro parti simultaneamente, quasi come un duetto. L'idea è stata ottima, non fare una cover, perché come sapete quando fate una cover i proventi, a meno che non ci si metta d'accordo, vanno agli artisti e agli editori. Partendo da zero, come hanno fatto loro, praticamente, diciamo il 100%, ma diciamo il 90% sicuro è andato nelle tasche delle persone che avevano realmente bisogno. Molto nobile. Infatti io ci tengo parecchio a fare video di questo tipo, perché sapete voi quanto io sia impegnato nel sociale con il cuore e quanto io voglia far capire che con la musica si può davvero fare tanto per le persone, aiutare, aggregare, soprattutto risolvere situazioni. E questo bellissimo singolo, non possiamo neanche chiamarlo album, questo bellissimo singolo e ne è stato la bandiera, ne è stato l'apice, proprio le porte, come ha detto il maestro Moretto, del nuovo millennio, perché tre artisti che all'epoca erano proprio lanciatissimi, soprattutto Pelù, perché molti di voi conoscono Pelù per dei programmi televisivi e per altre cose, ma arrivava da Elite FIBA, stava iniziando a fare qualcosa da solo, però con la scena di Elite FIBA, poi il nostro buon Ligabue, dopo qualche anno dal debutto anche come regista di un grande film, il quale Radio Freccia, e il buon Jovanotti che tutti ben conosciamo dagli anni 80 in avanti, voglio dire, chi meglio di loro tre poteva rappresentare la benevolenza, il grande cuore degli artisti italiani in quel momento? Esatto, perché hanno dato una forte scossa, anche il singolo ha avuto un enorme successo. Se non sbaglio è stato il più venduto dell'anno 1999. La causa è stata molto nobile perché i tre artisti hanno devoluto le loro royalties, ovvero i guadagni musicali, a Emergency di Gino Strada, che ha collaborato come associazione. Pensate che il singolo costava 10.000 lire e solamente con le prenotazioni sono riusciti a staccare un bel assegno a Gino Strada e Emergency di 200 milioni di lire. Pensate il successo che ha avuto questa canzone. Forse l'Italia non aveva ancora visto un progetto del genere. Non si era mai vista una cosa del genere. Si era visto, ovviamente, come tu hai detto, la partecipazione a dei concerti importanti come Zucchero per altre cause, per la morte di Freddie Mercury in Europa, ma in Italia è stato sicuramente un forte scossone ed ha iniziato quel trend anche a trasportare degli artisti e dei musicisti a fare tutto ciò. Non che non l'avessero mai fatto, ma come tu mi insegni, caro maestro, molte volte servono nomi forti che lasciano una vetrina anche sul sociale per poter poi fare da apripista a queste iniziative. Un gesto molto importante che ancora oggi echeggia nell'aria. Poi, esattamente 10 anni dopo, se ci pensiamo, gli stessi tre artisti, insieme ad altri colossi della musica italiana, si sono riuniti in uno studio per comporre la canzone 21 aprile 2009, domani. Gli stessi Pelù, Ligabue e Jovanotti erano in quel progetto e tutto forse era partito da Jovanotti di nuovo. Oggi abbiamo voluto proprio trattare di questo argomento perché il segnale più forte su Il mio nome è mai più, che non dovrebbero mai più accadere a certe cose, però come sappiamo la storia ci insegna che a rotazione capita sempre qualcosa, è ciclico purtroppo l'avvento o catastrofico o l'avvento di qualche guerra. Stiamo cercando di evitarla, ma come sapete ogni giorno che andiamo avanti, ogni mattina ci svegliamo e sicuramente qualcosa nel mondo è andato storto con
o contro la nostra volontà. Però quello che c'è di importante è che piccoli uomini, perché alla fine noi siamo granelli di sabbia, piccoli uomini che sono grandi per noi come musicisti, artisti, persone di spicco, anche noi stessi che abbiamo la nostra piccola associazione, cerchiamo di combattere questo. Quindi il messaggio che ci tengo che vi arrivi oggi nella nostra recensione non è tanto andatevi a riascoltare questo pezzo, che tra l'altro merita tantissimo perché ci sono dei musicisti della Madonna dietro. Quindi capite quanto sia importante per me l'impegno nel sociale, da un piccolo gesto a un grande passo per l'umanità. Ma sentiamo un paio di artisti e musicisti che hanno partecipato alla creazione di questa traccia. Beh, primo fra tutti c'è il fratello da una vita di Jovanotti, ovvero il grande Saturnino al basso, e per tutti i miei colleghi e amici musicisti, compreso il papà di Alex, abbiamo Pier Foschi alla batteria, che è un grandissimo artista, ha collaborato in un sacco di dischi e ha avuto una storia molto lunga artisticamente parlando con Jovanotti, che è durata dall'inizio degli anni 90 fino al 2005. Uno dei pezzi più famosi che ha composto insieme a Jovanotti è L'ombelico del mondo. Ma prima di salutarci sentiamo la chicca del maestro Moretto. La chicca del maestro Moretto questa settimana vi fa sapere che se volete guardare una bella versione dal vivo di questa canzone, potete rispolverare quella del 2012 nel concerto per il terremoto in Emilia, dove Ligabue, Jovanotti e Pelù l'hanno cantata di nuovo insieme dopo qualche anno. Come sempre sul pezzo il nostro maestro Moretto. Noi ci vediamo come sempre tutti i sabati alle 14 su questo canale con le recensioni. Godi forte Mirko. Godi forte Alex. Fate i bravi e iscrivetevi. Ciao. Ciao a tutti.